Regione Toscana. Il Consiglio regionale. La Commissione Sanità inizia il suo tour nel territorio di approfondimento, visitando le strutture sanitarie della Toscana. Guidati dal Presidente Sostegni, la prima tappa è stata quella all'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze. Ad accompagnare la Commissione il Direttore Generale dell'ASL Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. Tanti gli argomenti sul tavolo, si è parlato di integrazione ospedale-territorio, di innovazione tecnologica e della riqualificazione di alcuni reparti come quella negli ultimi anni della radiologia. Sul tavolo di lavoro le tecnologie all'avanguardia delle sale operatorie ristrutturate nel 2019 e l'avanguardia della struttura sulla chirurgia generale e bariatrica afferente al Dipartimento delle Specialità Chirurgiche. All'incontro hanno partecipato anche i capi dipartimento aziendali, i direttori delle società della salute, il comitato di partecipazione aziendale e i sindacati del comparto dirigenza medica aziendale. Un approfondimento è stato fatto anche sul pronto soccorso e su quanto emerso nelle ultime settimane proprio sull'ospedale di Santa Maria Nuova, con alcune precisazioni del direttore. Ma in realtà Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale e quindi diciamo le criticità sono molto limitate, anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità, che però qui si è provato a calmierare con una serie di elementi, che sono l'elemento del GIROT, quindi della possibilità di professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come appunto punti di ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma, c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso e qui soprattutto per mancanza di specialisti che ovviamente possano venire a lavorare qui. Però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso, questo che è stato capace di strutturare i GIROT, e quindi ci diceva anche oggi, vedevamo con il direttore come questo abbia ridotto la necessità di ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle a casa, e questo è un esempio di quello che si potrebbe fare. E poi medici internisti che qui lavorano direttamente in turno in pronto soccorso, quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata, quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. Beh, sono problemi che partono comunque da una forte integrazione medici-pazienti, e quindi è un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze, nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza. Ci sono anche gli stanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova subisce i problemi di una popolazione molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre realtà che abbiamo visitato, e cioè per esempio la Maremma oppure Pisa. Ma diciamo, noi stiamo andando avanti secondo quella che è la funzione di questo ospedale. Noi facciamo, da un punto di vista di accessi d'urgenza, quasi 40.000 accessi l'anno al centro di una città cosmopolita, e quindi abbiamo un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai ha una storia ben consolidata, poi ha una serie di specialità
particolari, a partire dalla chirurgia bariatrica che è di riferimento nazionale. Quindi diciamo è un ospedale a tutti gli effetti. Se la domanda era relativa a delle difficoltà, ma parlare di Santa Maria Nuova è come parlare di qualsiasi altro ospedale dove ci sono delle carenze di personale che sappiamo, ma perché dalle scuole di specializzazione non ce n'è a sufficienza, e quindi bisogna trovare modelli sempre in evoluzione che permettano comunque di soddisfare la richiesta dell'utenza. L'utenza arriva e bisogna inquadrarla, diagnosticare e curarla. Diciamo che già noi siamo operativi da questo punto di vista, perché anche voi parlate moltissimo dell'importanza del territorio. Il territorio può fare sicuramente molto e noi abbiamo qui organizzato proprio un servizio con i geriatri. Sapete, il nome è il GIROT, sintetico, ma in soldoni sono geriatri che prendono in carico proprio già dal pronto soccorso anziani che in realtà avrebbero dovuto trovare una risposta nel territorio, li prendono in carico e li riportano di nuovo sul territorio facendo servizio a casa oppure nei letti di cure intermedie nel territorio con gli specialisti, proprio perché vogliamo dare la testimonianza qui al centro di Firenze che il più possibile si deve cercare di mantenere. Da questo punto di vista abbiamo anche incrementato molto il rapporto con i medici di medicina generale. Questo è un punto nevralgico su cui stiamo molto lavorando. Beh, diciamo, il mio comunicato mi sembra che è stato chiarissimo. Non esiste in alcun modo un'idea che si possa chiudere un pronto soccorso. Torno a ripetere, c'è una normativa ben precisa, questo è un ospedale che deve avere il pronto soccorso, quindi è ancora una volta una questione di organizzazione. Se mancano perché non abbiamo specialisti dell'emergenza, ci sono i colleghi dei reparti che devono dare una mano. Questo è quello che si sta facendo, quindi non è in alcun modo possibile che questo avvenga. Gli ospedali provinciali, quelli che si chiamavano una volta provinciali, che sono Puntannicchie, di Torregalli, Prato, Empoli, e quelli di base come appunto questo, come Borgo, come Pescia, sono ospedali che per norma, avendo tutte le specialità necessarie, devono avere pronto soccorso. Quindi noi ci si riorganizza. E ora c'è un concorso, stiamo proprio ora in settimana, avremo l'incontro in assessorato per utilizzare totalmente la graduatoria, che sono 160 colleghi di... Seduta a Palazzo del Pegaso per l'Osservatorio della Legalità per impostare un lavoro concreto sui tanti temi e la cultura della legalità. Ci si riunisce stamani proprio per cominciare a fare qualcosa di concreto e quindi un minimo di programma di lavoro, perché sappiamo che la Toscana non è terra di mafia, ma le infiltrazioni mafiose purtroppo ci sono. Basta pensare all'inchiesta che ho, quantitativi di droga sequestrati nel porto di Livorno, quindi bisogna fare qualcosa senz'altro. Sì, proseguiamo con la definizione di quelle che possono essere innanzitutto le componenti ancora da inserire. Punto secondo, la questione urgente è quella di tener conto anche di quello che sta emergendo su tante realtà regionali che evidentemente chiedono un intervento puntuale e preciso, quantomeno di è quello che ci compete, di osservazione, di relazione, di collegamento. Questo è il compito dell'osservatorio. Tra l'altro venerdì prossimo sarà presentato il rapporto annuale della Normale di Pisa sull'infiltrazione toscana e mafiosa in Toscana, e quindi dovremo anche lì poi successivamente convocare i promotori, coloro che appunto ci forniscono annualmente questi dati, perché sicuramente il rapporto annuale dà un quadro molto preciso di quello che sta accadendo.
Sì, stamani mattina faremo il calendario delle sedute e quindi anche il programma delle prossime sedute. Ci sono molti temi che mi stanno, ma ci stanno tutti a cuore. Chiaramente quello della cultura della legalità, del coinvolgimento dei ragazzi più giovani, ma non solo, lavorare con l'impresa, con le categorie. Cioè, cercheremo di fare un programma molto ricco che cerchi comunque di difendere la legalità a 360 gradi. La Filanda, una fabbrica, un quartiere, un mondo. È la nuova pubblicazione edita dal Consiglio regionale della Toscana. Un libro che racconta la storia di Aulla, comune in provincia di Massa, e dell'ex stabilimento Montecatini. Un pezzo importante di storia industriale del nostro paese, un territorio che all'inizio dello scorso secolo è passato da essere un territorio agricolo a una zona con forte pressione industriale, cambiando lo stile di vita del ceto popolare. Presentato il volume a Palazzo del Pegaso con l'obiettivo di dare più voce a chi ha meno voce, di raccontare le storie più belle dei nostri territori più marginali. Oggi lo sfoglio per la prima volta e per me è un po' come sfogliare un album di famiglia, ma non solo, è come sfogliare proprio un album di comunità, non perché vi siano soltanto legami familiari, ma perché dietro c'è proprio anche un progetto sociale. La storia che è cominciata sui banchi di scuola è andata poi nelle case a conoscere questi testimoni, anche di una certa età, si è articolata in un video, si è poi articolata anche in una mostra, ha assunto diverse forme, è entrata in accademia, in università, attraverso una conferenza e torna oggi attraverso questo quaderno che utilizza tutti gli strumenti a disposizione. C'è un QR code che rimanda a dei siti internet, ci sono delle foto, ci sono ricerche d'archivio, ci sono le voci di ieri e di oggi che vanno a comporre un mosaico di storia del Novecento. L'idea è nata da una ricerca, da scuola, è nata da una ricerca scolastica, da un'attenzione accurata, scientifica, meticolosa di ricostruzione di una storia locale che è respiro di un'ampia storia nazionale. E il valore di questo testo, di quest'opera, sta proprio nel riempire un vuoto, anzi nell'andare a soccorrere la storia, disciplina naufragata in questi decenni di trascuratezza politico-istituzionale, per ridare fiato a una disciplina che, oltre che essere disciplina ricca di contenuti che vanno riorganizzati, è una disciplina altamente formativa per costruire le teste ben fatte di cui parla Morin. Il nostro obiettivo è stato quello sempre di dare voce a chi ha meno voce, di raccontare le storie più belle dei nostri territori più marginali, quelli più lontani dal luogo in cui viviamo il nostro lavoro, il nostro impegno e l'Assemblea legislativa. Oggi raccontiamo la storia della Filanda, di un territorio che all'inizio dello scorso secolo è passato da un territorio agricolo a una forte pressione industriale, un cambiamento del modo di vivere, una attenzione che diamo al ceto popolare che ha dovuto cambiare il proprio stile di vita. È un modo per tenere insieme la nostra storia, i nostri valori, le nostre tradizioni, guardando però sempre con attenzione al futuro, a come questo abbia impattato ad un cambiamento nelle vite di ogni singola persona. E allora un grazie alla curatrice, un grazie all'associazione Fili di Iuta. In questo libro ci raccontano un pezzo di Toscana, un racconto da poter portare nelle nostre scuole, da dare a disposizione del Parlamento e degli studenti, perché dalle nostre esperienze, da quella che è la nostra storia, il nostro passato, si può costruire un futuro migliore. Una ricerca storica, ma una ricerca particolare, perché si tratta di storia di industriale e per di più la ricerca partiva da una realtà totalmente scomparsa, perché la fabbrica, la Filanda di cui si parla nel lavoro, oggi non esiste più, è uno di quei luoghi abbandonati dalla deindustrializzazione su cui dopo un periodo di abbandono è sorto un supermercato. I ragazzi hanno lavorato non solo con gli strumenti di una ricerca d'archivio, ma hanno realizzato un documentario utilizzando le interviste orali ai sopravvissuti della fabbrica. Quindi una metodologia innovativa rispetto anche a quello che diceva Mirella, perché si trattava di lavorare su un materiale su cui appunto le tracce erano completamente scomparse. Il lavoro
E chiudo, parte dal titolo, perché il titolo contiene già il significato di come si è sviluppato. La Filanda, una fabbrica, un quartiere, un mondo. E infatti è proprio tutta la comunità che ruota intorno alla fabbrica che è stata esaminata e restituita alla cittadinanza. Regione Toscana, il Consiglio regionale.